Ciao, sono Magnus e come ogni lunedì ci aggiorniamo sulla situazione che francamente vi dico la verità, poteva essere una bella settimana di merda. Però avete notato una cosa? Ieri, domenica, è uscito praticamente lo showcase di Microsoft. Porca miseria, mi ha letteralmente allietato. Sono usciti parecchi titoli, tanta roba sul Game Pass, piccola finestra naturalmente. E, poi se vi fa piacere magari potremmo parlare più precisamente sui vari episodi. Madonna santa. Allora, deluso per alcune cose, tipo per esempio Fable aspettava una data, vabbè, non c'è uscita la data, lasciamo perdere. Indiana Jones, anche se il trailer però non credo che Microsoft vada a sbagliare un titolo del genere. Cioè, dai, la prendi sia quelli che amano il gioco e sia quelli che non amano giocare comprano Indiana Jones per quello. Non mi dilungo. Gears of War. Io c'ho ancora conservato la mia Xbox 360 con scatolo, comprai, anzi no, mi fu regalata, non voglio fare il bugiardo, mi fu regalata da mia fidanzata attuale moglie. Gears of War 2 comprai. Serie fantastica. Quasi quasi forse vi riporto Gears of War 4. Vabbè, lasciamo perdere. Che è uscito più Doom, tanta roba. Dragon Age, allora, gioco che ho amato alla follia. Certo, questo nuovo sembra un po' strano, cioè un po' cartoon, no, cartonato, un po' cartoon. Vabbè, non mi voglio sbagliare, però vabbè, toccheremo all'altro valico. Stalker, tanta roba, bella ambientazione. Mi ha rallegrato, vi dico la verità. Microsoft, mi ha fatto molto piacere, non soltanto per la novità, ma soprattutto per il fatto che tanta roba arriverà anche su Game Pass. Detto questo, settimana che ci permetterà sicuramente di completare e andare avanti alcune serie, del tipo Rise of Ronin, in teoria penso lo dovremmo completare. Cazzo, siamo arrivati a più di 20 episodi, non pensavo che durasse così tanto. Spero di riuscire a qualificarmi in Europa con FC24 la nostra carriera. Non lo so, sarà. Sto giocando e sapete, ho sempre la paura di avere quell'attimo in cui la squadra crolla. Ancora non sta succedendo. E speriamo che non capiti. Destiny 2, la forma ultima, che vogliamo fare? Lo vogliamo portare fino alla fine? Non cazzo se duri tanto, però. Tra l'altro, oggi vi carico anche il nuovo DLC di l'espansione di Alan Wake 2. Fatemi sapere se vi piace. Stiamo portando avanti la serie, la grande di. Io dico sempre Darksiders, mannaggia la miseria. Dark Souls 3, ho letto in alto, ce l'ho installato, lasciamo perdere. Mi sta piacendo tantissimo. Tra l'altro, lo sto portando in maniera diversa, scegliendo un personaggio in maniera diversa. Sto cercando di potenziare la fortuna, è una cosa che non ho mai fatto. Francamente, nella speranza vuol dire di riuscire a beccare cose e vabbè, lo sto portando in maniera particolare e spero che vi piaccia, soprattutto per farvi capire che anche un gioco difficile può essere portato da uno che giochicchia non tanto male. Per il resto, speriamo che poi per settimana prossima ci riusciamo a ricaricare, perché settimana prossima già potrebbe arrivare qualcosa di molto più interessante, ma chi può dire? Thank you.